Lei è Lolita, è la figlia di Narina, è cresciuta in sempre dicembre, piccola. sì, è cresciuta come mesi, anni, no, anni no, come età. È molto, molto bella, Aspetta, molto. lasciami in pace. Guardala qua, mi fa ridere. Sì, perché c'è il fratello sotto che cerca di acchiapparla per le zampe. Sì, e allora, cioè, telefonate per lei, telefonate, condividete perché è un amore di cagnolina. È un'altra taglia piccola, non più di 8-9 kg, non più, anche di Sì, meno. È una una meraviglia, un'orsetta, sì, è bellissima. E quindi ora vi stiamo proponendo tutti i cani di taglia piccola, però poi non vi dimenticate che ci saranno i cani di taglia grande, perché anche loro hanno bisogno di essere adottati. Ma questo è un amore, sa stare sicuramente in casa, sa stare in qualunque, diciamo, luogo, perché eccola qua, perché è una meraviglia, eccola qua, e poi è bellissima, aspetta, eccola qua, e poi è bellissima, guardala qua. Ora ci sono i suoi fratellini, i suoi amichetti, No, un po' fratellini. fratelli, un po' no, guarda che stanno facendo una caciara qui Sì, sotto, ci sono i suoi poverina. fratellini, i suoi amichetti che la vogliono, vogliono che gioca con lei, perché lei è una giocarellona. Quindi telefonate per lei. Avete telefonato in tanti per Moretta, non cambia niente, il peso è uguale, 7-8 kg, non di più. È bellissima, è dolcissima, è una giocarellona, ha bisogno di una casa, ha bisogno di una famiglia, ha bisogno delle coccole, perché loro lo meritano e meritano di stare in casa, meritano di stare al calduccio, perché ancora l'inverno non è finito, ancora deve arrivare qua da noi l'inverno. E quindi loro hanno bisogno di tante coccole. Vabbè, mangi un'arancia, ma se non mi Che vuoi scendere, mangiare l'arancia? non mi Hanno faccio bisogno di mangiare, tante coccole, hanno bisogno di tanto amore, hanno bisogno di tutto. Quindi chi vuole, chi cerca una taglia piccola, chi cerca un amorino, chi cerca una principessina, chi cerca la più bella del reame, ce l'abbiamo qua, eccola qua. È un amore veramente, ci vengono i brividi solo a presentarli, perché sono dei bimbi che trasmettono tutto, tutto il suo amore, trasmettono la sua, come posso dire, la sua dolcezza, esprimono tutto il loro candore, esprimono tutto, cioè loro sono dei bimbi fatti cane, però sono dei bimbi umani, ma sono tu che meglio stai di noi. facendo? Guarda che Sì, ma quelli come sono faccio? i Cioè, io sto fratellini, facendo video così, eh? allora aspetta, quelli sono i fratellini e le sorelle, eccola qua, è un amore. I rifugi sono belli, noi facciamo Fate tutto il cascare. possibile per loro, però non vale quanto vale essere in una casa. Noi abbiamo visto tanti filmati che ci mandano, in casa cambiano, sono tutta un'altra cosa, cercano il letto, cercano il contatto. Eccola qua, è un Vabbè, amore. dormo papà, allora dormo un Ninna, po'. nanna, ninna, oh, questa bimba, Ciao, eccola qua, buonanotte a guarda, si tutti. vergogna, si vergogna, si vergogna. Ok, ciao a tutti, telefonate per lei per la più bella del rifugio. Ciao. Ascolta, io adesso voglio far vedere perché questo video è mosso. Che cosa stai facendo nella mia tasca? E qui c'è l'altro. Che cosa stai facendo qui? Hoppla. Oplala! Sono due.